Buongiorno a tutti e bentornati a CFD Trading, il programma di approfondimento di classe MVC che si occupa solo e soltanto di Contract for Difference. Quest'oggi parleremo nella prima parte, come sempre, con il nostro analista, lo strategist di IG. Quest'oggi abbiamo Filippo Diodovic, che tra poco sentiremo, parleremo ovviamente di quello che sta succedendo sui mercati e del pesante calo che l'Italia sta registrando. Poi inoltre nella seconda parte saluto innanzitutto Andrea Martella, che è venuto a trovarmi. Buongiorno Andrea, come stai? Buongiorno. Già sul nostro trono dei CFD Trading parleremo di Relative Strength Index, questo indicatore. Stiamo facendo nel corso delle settimane una carrellata sugli indicatori più importanti e questo sarà quello di oggi. Detto questo, partiamo subito perché abbiamo già in collegamento telefonico Filippo Diodovic, che saluto. Buongiorno Filippo. Buongiorno Emerick, buongiorno a tutti. Allora Filippo, non possiamo esimerci dal parlare dell'Italia, pesantissimo calo per quanto concerne il nostro mercato, settore bancario martoriato praticamente, spread in rialzo circa sopra i 350 punti. Filippo, cosa dobbiamo fare in questa giornata? Sì, le dimissioni anticipate di Monti hanno portato lo spread a livelli molto elevati, soprattutto il rendimento del decennale, del BTP decennale è salito al 4,81%. Il FTSE MIB purtroppo infatti ha rotto due importanti supporti che erano rappresentati a 15.347, che era l'ultimo dei ritracciamenti di Fibonacci del rialzo messo a segno dai bottom di novembre, e anche a 15.243, che rappresentava il minimo del 28 novembre. In questo momento si è fermato a 15.130 più o meno, e sembra poter evidenziare una piccola reazione. Certo che le pressioni ribassiste potrebbero portare l'indice fino ai 14.900, che sono proprio i bottom dello scorso mese. Sì, stavamo parlando 14.850, 14.900, sì. Questa è l'area insomma per vedere se il mercato italiano avrà la forza di reagire e magari ritornare al di sopra dei 15.200, che tra l'altro è una serie di livelli dove c'è una compressione di prezzi molto importante. Senti, l'Italia perde, ma in Europa insomma qua praticamente non si sente questa tensione che c'è sul nostro mercato. No, in effetti anche per esempio se guardiamo il cambio euro-dollaro ha aperto con un gap down di 40 pips, ma poi si è mantenuto comunque, ha oscillato attorno a 1,29. Riteniamo comunque infatti la tenuta del supporto a 1,2880 è fondamentale per le aspettative di crescita di breve periodo. Scusa, il supporto dell'euro-dollaro, mi hai detto? Sì. 1,2880? Sì, 1,2877, che sono anche i minimi della scorsa settimana. Per quanto concerne invece resistenza, dove le siamo? Resistenza, mettiamo subito la prima resistenza è la copertura del gap ribassista che si è aperto stamattina, quindi a 1,2923. Sì. E poi la prossima resistenza possiamo porla a 1,2970 all'incirca, che è anche una resistenza pivot giornaliera. Senti, settore bancario come detto abbastanza martoriato, cosa fare se qualcuno ha in portafoglio titoli bancari, Filippo? Ma in questo momento bisogna aspettare una forte cautela, piazzare degli stop loss dove vendere eventualmente i titoli se dovessero scendere ancora ulteriormente. Ci aspettiamo comunque una possibile reazione del comparto nei prossimi giorni dopo questo forte ribasso. Filippo, su quale settore puntare in questo momento di tensione sui mercati? Beh, nel momento di tensione sicuramente i settori che si possono puntare, dove si può puntare, sicuramente sono i settori difensivi, quindi vediamo molto bene soprattutto il settore delle utilities che potrebbe in questo momento evidenziare un rialzo. Utilities energetici anche, perché comunque sì, abbiamo visto titoli big cap quali Eni questa mattina riuscivano ancora a reggere, insomma ovviamente sono stati colpiti anche loro dalle tensioni, però magari spostare una parte del portafoglio su questi titoli? Sì, spostare una parte del portafoglio. Quanta parte in percentuale, Filippo? Ma probabilmente spostare per quanto riguarda la posizione dei finanziari, probabilmente spostare un 20% della posizione dei finanziari sicuramente negli utilities e negli energetici. Senti, con lo spread in rialzo ovviamente anche i rendimenti italiani saliranno, c'è poco da fare.
caricare magari in portafoglio anche BTP Italia? Sì, il BTP Italia può essere in effetti un'ottima opportunità di investimento, non solo ecco, sì, i titoli italiani, ma potrebbe anche diversificare, mettere anche qualche titolo di qualche altro paese europeo come il Bund, che siamo oramai ai massimi, oggi ha toccato 146 massimi dell'ultimo mese. Senti, ho avuto l'occasione qualche giorno fa di ascoltare un simposio con il professor Vassiago, all'interno del quale diceva una cosa molto interessante, che teoricamente lo spread non dovrebbe esistere, proprio perché essendo un'unione monetaria non dovrebbe essere normale che ci siano dei confronti tra paesi all'interno della stessa unione. Sei d'accordo? Sì, questo è vero, lo spread dovrebbe essere quasi zero, se non al massimo comunque di pochi punti, come per esempio lo spread tra Francia e Germania. Il problema è che l'Italia risente di squilibri legati proprio a delle tensioni, sia sull'incertezza politica che sulla possibilità di coprire default. Mancano poi ancora, nonostante gli sforzi della BCE, mancano comunque delle possibilità di sfruttare, come potrebbero essere gli euro bond, di mutualizzare il debito europeo. Senti, i fondamentali dell'Italia hanno, cioè nel senso, lo spread a 350 ha ragione di essere in base ai fondamentali dell'Italia, oppure c'è qualche zampino di grossi fondi hedge che, permettimi il termine, sparano sulla Croce Rossa? No, sì, sicuramente lo spread così elevato è legato proprio alla speculazione dei grandi fondi speculativi come possono essere gli hedge fund. E sicuramente anche i fondamentali comunque dell'Italia, oggi per esempio sono stati pubblicati sia la produzione industriale di ottobre, che ha evidenziato un forte calo dell'1,1% rispetto a un consenso dello 0,2%, e anche il PIL è stato confermato una flessione dello 0,2%, quindi è il quinto trimestre consecutivo in calo per quanto riguarda l'economia italiana. Ultra recessione. Sì. Va bene Filippo, ti ringrazio per essere stato con noi, è stato un piacere, ci sentiamo alla prossima. Grazie mille Filippo. Grazie mille, ciao a me. Bene, dopo la pausa, Relative Strength Index con Andrea Martella, non mancate, ci vediamo fra pochissimo. Bentornati a tutti, seconda parte di CFD Trading, andiamo veloce perché ci siamo allargati un pochino con i massimi sistemi nella prima parte. Dunque, Andrea Martella, Relative Strength Index, che cos'è? Allora, in italiano è indice di forza relativa, non ci facciamo ingannare dal nome, non va a confrontare due strumenti, ma prende in considerazione un solo strumento. E ci dà proprio il senso della forza che ha il trend in quel momento sul mercato un certo prodotto. Quindi se l'RSI, che è proprio l'RSI, quindi l'indice di forza relativa, avrà un valore molto alto, vuol dire che la forza è molto alta, mentre se dà dei valori molto bassi vuol dire che è un trend ribassista molto forte. Ci dà alcuni segnali, ricordiamo che l'RSI si muove tra 0 e 100, quindi all'interno di un range ben definito. Se scende sotto i 20 e 30 significa che il mercato è in ipervenduto, quindi probabilmente ci sarà un rimbalzo. Se invece ci dà dei segnali sopra i 70-80 significa che è un ipercomprato, quindi probabilmente ci sarà una piccola riduzione dei prezzi. E poi soprattutto il miglior risultato che ci può dare l'RSA, il miglior segnale, è sicuramente la divergenza tra i prezzi e il trend dell'RSA. Quindi quando i prezzi salgono e l'RSI comincia a scendere, quindi forma dei massimi decrescenti, ecco che la divergenza ci segnala una possibile inversione del trend. Abbiamo un esempio empirico, divergenza proprio sul nostro mercato, allora andiamo a vedere nel dettaglio. Tempo di caricare il secondo cartello, adesso arriva, eccolo qua. Dunque, cosa dobbiamo guardare su questo cartello? Allora, qui credo che sia stata tagliata la parte sotto, quella dell'RSI. Ah, quella più importante. Vabbè. In pratica in questa zona l'RSI segnalava dei massimi decrescenti mentre il mercato continuava a salire. Cosa significa massimi decrescenti nell'RSI e col mercato che sale? Significa che la forza sta diminuendo e quindi che il trend sta perdendo forza e quindi che probabilmente i compratori stanno finendo e i venditori stanno sempre di più aumentando. Questo porterà di fatto ad invertire il trend.
Allora, avevamo anche un altro cartello, divergenza su euro-dollaro, non so se la nostra grafica di me ha tagliato anche qua. Ti ricordi magari a memoria? Sì. Vedo che c'è uno spuntino che... Esatto, questo è proprio un grafico di giovedì. Sì. C'è stato un massimo sull'RSI, un massimo relativo che era più basso rispetto a quello precedente che si vede nel video. Ecco che in quella giornata c'è stato proprio il segnale di divergenza, perché il grafico è ancora un grafico rialzista, mentre l'RSI dava proprio un segnale di divergenza. Sì. Da quel punto in poi effettivamente i mercati, l'euro-dollaro è sceso, quindi è dato un ottimo segnale. Allora, volevo riuscire a caricare, per farlo vedere bene ai nostri telespettatori, eccolo qua, RSI, magari chiedo alla regia di mandare in onda la nostra grafica, eccola qua, magari la mandiamo anche sul video wall, così la riusciamo a far vedere al nostro amico Andrea. Allora, è un po' schiacciato il Relative Straight Index, comunque lo stavamo vedendo prima, è questo, sì, insomma. Allora, questa 10 minuti funziona bene un po' su tutti i time frame, il mio consiglio è portarlo soprattutto su candele giornaliere, anche perché il settaggio RSI 14 è proprio un settaggio giornaliero, quindi specifico per il medio-lungo periodo. Andrea, siamo quasi in chiusura, seminari, c'è qualcosa in calendario? Ne abbiamo moltissimi in settimana, ne vorrei ricordare uno che è tra due settimane, quindi non questa, settimana prossima, il 20 dicembre si terrà a cavallo di Natale, esatto. Insomma. Appena prima di Natale, insomma, sarà l'occasione di farci gli auguri. Comunque, di cosa si parlerà? Ovviamente di trading, di pattern di prezzo, strategie, porteremo anche un nostro analista, porteremo Vincenzo Longo che insomma ci dirà un po' come sono le notizie sui mercati, che cosa... Grazie mille Andrea, è sempre un piacere averti in studio. Grazie. Alla a voi. Prossima. Bene, io ringrazio i nostri telespettatori, ricordo l'appuntamento con CFD Trading lunedì prossimo alle 11.30-11.40 e fra pochissimo Forex Update, non mancate.